immagino che sia sentimento di tanti. La seguente vicenda: sabato scorso i 27, dibattito, negoziato, la dichiarazione, quello che è uscito fuori, grande attenzione mediatica, il Papa va a Milano e toglie completamente la scena ai 27 di Roma, con i messaggi empatici, forti, fatti di gesti e non soltanto di parole. Il giorno dopo i vostri racconti della giornata di sabato erano racconti che avevano fatto sì che la giornata di Papa Francesco a Milano superasse un momento storico. La giornata di Papa Francesco a Milano teoricamente poteva essere tre giorni dopo, poteva essere il mese prima, poteva essere, ne ha fatte tante di giornate intense così, ma è stato talmente lampante lo scarto tra la forza profetica, e ripeto questo concetto di empatia che trasudava da quella giornata, da quelle parole e dal fatto stesso di quei gesti in carcere, il momento di riposo in carcere, sempre con gli ultimi, sempre a guardare la parte ferita della nostra società. E dall'altra parte, appunto, una giornata così complicata, le negoziazioni, anche solo plasticamente, questo senso di che cos'è il potere oggi, l'autorità, credo che sia stato lampante in un modo molto molto forte. Allora, io penso che bisogna partire da qui, riflettere proprio su quello che è successo quella giornata e capire che in quella giornata questa differenza così netta è una differenza che ci richiama a capire le ragioni per cui oggi il potere, la politica, il concetto di autorità, quindi anche l'Europa, si sono avvitate in una mancanza di empatia, di attrazione, di attrattività, che oggi è il vero tema che abbiamo di fronte a noi. E attenzione, qui voglio cominciare, diciamo, una sequenza di ragionamenti di rimonta rispetto all'idea europea. Non sbagliamo obiettivo, non è che l'Europa è la colpevole di tutto questo. Perché questa stessa critica contro il potere, l'autorità, le istituzioni è stata la benzina che ha reso imbattibile il messaggio di Trump negli Stati Uniti.